Benvenuti alla seconda parte del tutorial su come vampirizzare il volto di una persona. Buon divertimento. Eccoci tornati sulla nostra Jessica Alba. Adesso uniremo i livelli del lavoro precedente, quindi unisci i livelli. Perfetto, rinominiamo il livello per tenere sempre un lavoro ordinato. Lo rinominiamo Occhi Denti, per esempio. È perfetto. Adesso tramite il filtro fluidifica andiamo a modificare l'espressione facciale. Quindi cerchiamo di inarcare di più le sopracciglia, arricciare un pochino il naso e modificare soprattutto il sorriso in modo da ottenere uno sguardo un po' più provocatorio. Ok. Gonfiamo anche un po' le labbra ed ecco il risultato. Miglioriamo ancora un pochino la situazione, inarchiamo di più le sopracciglia. Miglioriamo un po' i livelli, contrastiamo leggermente l'immagine, perché adesso ci occuperemo di cambiare la colorazione della foto in modo da ottenere un volto più da vampiro, quindi una pelle più candida. Duplichiamo il livello e mettiamo opzione diffusione moltiplica. Adesso su questo livello creato togliamo la saturazione ed ecco che abbiamo già una foto un po' più desaturata. Prima di tutto, sul livello superiore andiamo a cancellare le parti troppo scure, quindi soprattutto sugli occhi, perché abbiamo perso tutta la parte dell'iride che ci piace tanto. Ok, cancelliamo anche ripeto l'operazione perché devo diminuire un po' l'opacità della gomma, era troppo evidente. Ripeto l'operazione. Perfetto. E adesso anche sull'altro occhio. Duplico un altro livello e tolgo la desaturazione e questa volta aggiungo un filtro fotografico sul ciano per ottenere una monocromia cianotica e per poi, tramite il riempimento, sfumarla su il livello sottostante. Adesso però la bocca è diventata troppo cianotica, invece io voglio contrastarla rispetto alla pelle e quindi cancello sul livello desaturato con il filtro ciano la bocca e di nuovo anche gli occhi. Adesso miglioro l'opacità per fondere i due livelli al meglio. Perfetto, e unisco di nuovo i livelli. Stesso discorso, riduplico di nuovo il livello e metto opzione diffusione, adesso questa volta moltiplica. Poi con un pennello bianco, sempre in modalità sovrapponi, vado a schiarire le parti troppo scure e a creare un gioco di chiaroscuri molto più evidenti rispetto alla foto iniziale, in modo da dargli un'area un po' più tenebrosa. Vedete come le labbra e gli occhi sono diventati anche più rosso rubino. Questa è la seconda parte del tutorial su come vampirizzare un volto. Ci vediamo alla terza parte, dove ci occuperemo di modificare e quindi aggiungere sulla dentatura il sangue per ottenere il risultato finale. Alla prossima!